Grazie Presidente, ovviamente siccome la discussione si terrà la prossima volta, io mi riservo di intervenire anche su una serie di punti che immagino saranno trattati da tutti i consiglieri. Quindi illustro un po' lo stato generale della situazione della sicurezza, della criminalità, per quello che ovviamente è di competenza del Sindaco di Napoli e del Sindaco della Città Metropolitana. Dico sindaco della città metropolitana perché, come sapete, il Comitato Metropolitano per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui si parla anche di Napoli, viene presieduto e convocato congiuntamente dal prefetto di Napoli e dal sindaco della città metropolitana. E ultimamente ne abbiamo fatti diversi di comitati, non perché ci sia una situazione, almeno questa è l'analisi fatta dal comitato, non è una mia opinione personale, una situazione di particolare emergenza, ma perché ci sono stati dei fatti piuttosto allarmanti nella nostra città. Allora andiamo con ordine per quello che è il dato quantitativo dei reati che si sono denunciati o comunque consumati nella nostra città fino a questi giorni, in particolare fino a tutto il 2018. Se pensiamo che gli omicidi nella città di Napoli non raggiungono il numero di 10, questo a chi ovviamente ha un po' di esperienza per la nostra città vi fa capire che non c'è una particolare recrudescenza criminale dal punto di vista degli atti a maggior impatto di allarme sociale. Per quanto riguarda gli altri reati, addirittura si registra, come sapete, perché avrete anche ascoltato la relazione del Procuratore Generale del Distretto della Corte d'Appello di Napoli in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, salvo che per alcuni reati c'è addirittura una diminuzione. Questo però è il dato quantitativo, cioè il dato statistico. Quello che poi emerge e che assumono come dato di notorietà pubblica alcuni fatti che suscitano particolare allarme sociale e che quindi sono stati analizzati anche in sede di comitato. Io penso che le notizie che possono ovviamente interessare il Consiglio Comunale di Napoli è che innanzitutto si è fatto un comitato metropolitano dell'ordine e della sicurezza pubblica particolarmente proficuo qualche giorno fa, in cui sono stati invitati tutti e hanno partecipato tutti i presidenti di municipalità, oltre a ovviamente i rappresentanti delle forze di polizia, il prefetto, ma anche tutti i rappresentanti delle categorie economiche della nostra città, delle categorie commerciali, quindi si è avuto un quadro completo di quello che è la situazione in città di Napoli e nell'area metropolitana. Sono state anche condivise una serie di proposte, soprattutto in questa direzione, un rafforzamento della videosorveglianza anche grazie al contributo dei privati, una rete di solidarietà più efficace in maniera tale da non far sentire sola la persona che viene minacciata o che diviene vittima di fatti gravi, reati in particolare che colpiscono gli esercizi commerciali o le aziende di determinate persone, e abbiamo messo in campo un'altra serie di misure che ovviamente non possono essere rese pubbliche in questa sede. Però la cosa importante è che si è registrata una grande convergenza tra tutti i soggetti istituzionali e non che hanno fatto parte del comitato. Alcune situazioni di allarme sociale nel 2018 sono in parte almeno rientrate sotto il profilo della particolare invadenza che avevano assunto, ci riferiamo in particolare alle stese che avevano interessato una parte del quartiere San Giovanni di Napoli, mentre invece hanno assunto un particolare allarme alcuni episodi gravi che sono accaduti nei confronti di titolari di attività commerciali del centro storico, in particolare del cuore del centro antico del centro storico, ma anche del quartiere di Forcella. Sono i casi delle pizzerie, alcune un po' più note, altre meno, che hanno suscitato un particolare allarme sociale. Il dato che mi sento di registrare è che il più volte annunciato rafforzamento delle forze di polizia da parte del governo, in particolare da parte del ministro dell'interno Salvini,
A mia conoscenza, però questo è un dato, come dire, che non sono il questore di Napoli, quindi poi andrebbe chiesto al questore di Napoli, ma per quello che è la mia conoscenza e per quanto sono i dati che mi sono stati forniti in sede di comitato, a tutt'oggi un rafforzamento delle forze di polizia nella città di Napoli non c'è stato. Quindi a nessuno sfugge che ci troviamo di fronte alla coperta corta per quanto riguarda il controllo del territorio. Cioè i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri, per come utilizzati ovviamente dal questore che ne è responsabile e dai comandanti delle varie forze di polizia, risultano assolutamente insoddisfacenti rispetto alle esigenze della città. Se c'è un'emergenza a San Giovanni, ci si concentra su San Giovanni e si sguarnisce Forcella. Se c'è un'emergenza a Forcella, si rafforza Forcella e si sguarnisce la sanità. Quindi questo è un pochino la macchia di leopardo. Io ovviamente, ma non vi sfugge, lo sottolineo, non posso entrare chiaramente e né mi compete né lo potrei fare di entrare sull'organizzazione delle forze di polizia, mi limito a registrare quello che ascolto, quello che mi dicono e quello che sento e quello che so, che comunque le forze di polizia in città non sono evidentemente adeguate come numero rispetto alle esigenze rappresentate. L'unico dato certo di novità che c'è stato nel 2018, grazie a un'intesa fino all'ultimo secondo tra governo, città di Napoli e facendo le corse fino all'ultimo minuto, il 31 dicembre sono stati immessi in servizio, quindi dal 1 gennaio, 53 poliziotti municipali, non più 96, perché nel frattempo altri hanno preferito di fare altro nella vita, quindi 53. La disposizione che ho dato, ma devo dire è stata immediatamente accolta non solo dall'assessore che ha la delega, ma anche il comandante che ringrazio e che saluto, che è qui presente tra di noi, che tranne alcuni che dovevano colmare degli uffici che erano rimasti completamente sguarniti, 36 poliziotti municipali sono stati destinati tutti nelle periferie, cioè significano 6 per ogni quartiere di periferia per la bellezza di due servizi in più rispetto a quelli precedenti. È una goccia nel mare, però è l'unico dato certo in più. Ma la gioia immediatamente si tramuta in depressione perché i primi dati che abbiamo della quota 100 ci dicono che già circa 100 poliziotti municipali nell'estate di quest'anno se ne andranno in pensione. Noi abbiamo chiesto anche l'altro giorno al Ministero dell'Interno, dove mi sono recato in visita, chiaramente in incontri ufficiali, al Viminale, ho chiesto quantomeno di provare ad avere la contestualità tra chi va in pensione e chi viene a lavorare. Sarebbe anche una bella cosa, perché magari si favorisce chi vuole andare prima in pensione e immettiamo giovani. Però abbiamo una serie di promesse, anche qua, come le promesse autunnali, quelle io temo che noi avremo una certezza da qui a qualche mese, precisamente quest'estate, che avremo non meno di un centinaio di poliziotti municipali che andranno in pensione e non avremo contestualmente 100 poliziotti municipali che saranno assunti. Quindi questo è il primo tema che però lo lascio al dibattito, riservandomi poi la prossima volta di entrare maggiormente nel dettaglio. C'è un altro tema che preoccupa un po' tutti i soggetti che anche fanno parte del comitato, quello che certe volte c'è un lasso di tempo piuttosto ampio tra l'individuazione degli eventuali responsabili di fatti criminali gravi è il momento in cui si emette una misura cautelare e nel momento in cui arriva una sentenza di primo grado e nel momento in cui arriva una sentenza definitiva. Ma qua anche entriamo in un campo che, come dire, possiamo essere osservatori, possiamo essere, come dire, sensibilizzatori, possiamo aprire un dibattito in città, ma certo è una materia che compete all'autonomia e all'indipendenza della magistratura dall'altra e al lavoro delle forze di polizia giudiziaria che lavorano, come sapete, alle dipendenze, alle sotto le direttive dell'autorità giudiziaria. Però un dato lo voglio dire che mi preoccupa non poco, è un dato ufficiale che è stato sottolineato un'altra volta anche dal procuratore generale Luigi Riello in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario. Abbiamo circa, non ricordo con precisione il numero, 12.000 provvedimenti esecutivi, cioè di sentenze passate in giudicato che non vengono eseguite. Cioè significa che non sono 12.000 delinquenti che non vengono arrestati, molti di più, perché di ogni processo può capitare sono 3 condannati, 2 condannati, 4 condannati, 6 condannati. Quindi ci sono almeno circa, probabilmente, un 20.000 persone che sono state condannate, certe volte per fatti anche molto gravi,
quindi che non sono presunti colpevoli, quindi non sono persone in attesa di giudizio, non sono persone attinte da un provvedimento di custodia cautelare, sono persone considerate dallo Stato delinquenti che stanno per strada. Io questa sinceramente la considero una sconfitta clamorosa che non dovrebbe avere nessun tipo di giustificazione, perché un paese che non riesce ad eseguire una sentenza passata in giudicato, magari a distanza di 10 anni dalla commissione del fatto, la considero davvero una grave sconfitta. Quindi per chiudere, noi io credo di voler anche qui pubblicamente ringraziare, perché so partecipando da 8 anni ai comitati, il lavoro che con grande professionalità, abnegazione, coraggio e sacrificio complessivamente fanno le forze di polizia nella nostra città. Voglio anche registrare che abbiamo dei dati statistici, perché poi quando parliamo di sicurezza c'è l'allarme sociale, c'è il percepito, c'è l'articolo di giornale, c'è magari il petardo che viene trasformato in bomba atomica, però i dati statistici che ci vengono consegnati c'è una riduzione drastica di reati nel 2018. Quindi questo significa che è merito evidentemente di chi fa un lavoro importante per la sicurezza nella nostra città. Se pensiamo che gli omicidi certe volte ne superavano uno al giorno e adesso nel 2018 ne abbiamo avuto meno di uno al mese nella nostra città, cioè significa che questo è un dato comunque significativo, lo voglio sottolineare perché altrimenti c'è quasi la percezione che a Napoli c'è un'emergenza criminalità. I reati di Napoli sono di gran lunga inferiori di quelli di Roma e di Milano. Qua poi assumono un rilievo particolare e questo però ci consente allora, visto che assumono un rilievo particolare dal punto di vista sociale, al caro Ministro dell'Interno che 2 volte ho incontrato nel Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica e qua confermo che sarò il primo a riconoscergli di aver svoltato qualora ci saranno dei fatti concreti, ad oggi, febbraio 2019, rispetto ai comitati che si sono tenuti nell'autunno del 18, questi miglioramenti non ci sono stati e anzi, da quello che percepisco quando facciamo le riunioni, dove io porto la questione Colli Aminei, scusatemi, ma Colli Aminei sono mesi che accadono dei fatti gravi, una serie di furti seriali agli esercizi commerciali, una serie di rapine, autovetture distrutte, addirittura un distributore incendiato, non si è riuscito a pigliare nemmeno una persona. Io ho posto più volte questa questione. Ma gli uomini e le donne, quelli sono, se stanno là e stanno qua. E allora ovviamente, giustamente, io trovo molto importante che il Consiglio Comunale affronti questo tema, perché in questo Consiglio Comunale sono anche rappresentate non solo le forze di maggioranza, che sono però non rappresentate nel Parlamento e nel Governo, ci sono anche, come dire, esponenti della minoranza, dell'opposizione, che hanno maggiori magari interlocuzioni con esponenti della maggioranza parlamentare. E con il governo ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se allora ci sta un tema che a me viene di gran lunga sottoposto, cioè che quello che le forze di polizia sono poche e io certo non posso sindacare e dire no, sono sufficienti e sono male organizzate, fare una cosa che non mi compete, o non posso dire ma perché non vengono arrestati se sono stati già individuati chi sono, però c'è un dato che se io vado a incontrare i commercianti dei Colli Aminei, ma per dire gli ultimi episodi, altrimenti potrei parlare di San Giovanni, di Forcella, del centro storico o di Rione Traiano, ti dicono che sono avviliti perché chiudono la sera la saracinesca, la mattina dopo già sanno che c'è il furto. Cioè, se lo sanno tutti, magari probabilmente qualcosa in più si dovrebbe anche fare da questo punto di vista, altrimenti, e chiudo, una città che comunque sta registrando un trend di ripresa economica importante, ci sono persone che investono, siamo la terza città d'Italia per start-up giovanili, cioè significa che sono giovani che investono, abbiamo superato Torino e Bologna, quindi giovani che investono risorse economiche, che non hanno finanziamenti pubblici, c'è una città che ancora prima, come trend di crescita culturale e turistica, quindi una città che investe, una città che muove economia. E un ultimo dato, non meno importante, davvero chiudo. Io ho sottoposto anche alcune mie riflessioni, comunque alcune mie considerazioni all'interno del comitato, perché alla luce di questa ripresa economica, dello sviluppo, l'attività commerciali e tutto quello che sappiamo, è chiaro che un aumento che si percepisce o comunque una sensazione che ci sia un rinvigorire del tentativo del controllo del territorio da parte di bande o organizzazioni criminali, e tentativi di minacce anche con attività estorsive da una parte,
E non sfugge a nessuno che se l'economia va forte, se si aprono ristoranti, se si aprono trattorie, se si aprono aziende, se si aprono bed and breakfast, queste sono belle notizie a cui ovviamente è interessato anche chi magari potrebbe riciclare del denaro sporco. Quindi è ovvio che in questo momento così importante della città, in cui c'è comunque una forte ripresa e un forte cambiamento, io mi auguro, ma sono certo che sarà così, che ci sarà la massima attenzione delle forze investigative e da parte della magistratura per evitare che l'economia legale, che di gran lunga la maggioranza, venga inquinata da capitali camorristici o da capitali illegali e che chi apra delle attività economiche non venga, come dire, in qualche modo oppresso, soffocato da chi vuole dimostrare di essere il padrone del territorio facendo scorribande o con le stese che conosciamo o mettendo qualche bomba carta o sparando qualche proiettile. Insomma, credo, anche un po' per l'esperienza che ho maturato prima di fare il sindaco, che una di quelle fasi di cambiamento che ha tante cose belle, tante opportunità, tante cose positive, ma che se non c'è un'attenzione particolare da parte di alcuni apparati dello Stato, nel corso degli anni potremmo avere, come dire, sicuramente delle cose che non vanno sottovalutate. Io ho dato il massimo del contributo possibile in sede di comitato, forse anche al di là delle competenze di un sindaco, quindi sono molto contento che il Consiglio Comunale si voglia occupare di tutto questo. Io qua mi sono limitato a un'esposizione piuttosto sintetica, riservandomi poi non solo di ascoltarvi con grande attenzione, ma poi di ritornare puntualmente anche su eventuali osservazioni, non voglio dire domande, ma riflessioni che vogliate fare, perché io chiaramente, avendo partecipato per 8 anni a una serie di comitati, sono anche depositario di una serie di riflessioni che posso rendere, come dire, in questa sede, tranne quelle di carattere riservato che non posso, e credo che questo possa tornare utile per mettere l'attenzione senza enfasi, senza procurare allarmi, senza quel profilo emergenziale che secondo me è contrario alla realtà, però invece tenendo nel debito conto che in città ci sono anche fatti gravi che stanno accadendo e che noi non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Io mi fermerei qua per poi rinviare alla prossima volta eventuali altre considerazioni. Grazie.